Salve, sono la dottoressa Elisabetta Miorin della pediatria di Latisano e Palmanova. Nel video precedente abbiamo spiegato come eseguire le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nel lattante e nel bambino ancora coscienti. In questo video vedremo le manovre da fare in caso di incoscienza e assenza di respiro nel lattante, cioè nel bambino di età inferiore a 1 anno, e nel bambino di età superiore a 1 anno. Partiamo dalla sequenza nel lattante. Poni il lattante su un piano rigido, a pancia in su. Chiama o fai chiamare il 112 se non ancora eseguito. Attenzione, non chiudere la telefonata prima che l'operatore non abbia concluso con le domande. Inizia la rianimazione cardiopolmonare con cicli di 30 compressioni del torace alternate a due ventilazioni bocca-bocca-naso del lattante. Per le compressioni del torace, poni due dita al centro del torace nella metà inferiore, perpendicolari, e comprimi per 30 volte, forte e veloce. La profondità deve essere di almeno 4 cm e la velocità di circa 100-120 al minuto. Per la ventilazione, tenendo il capo del lattante in posizione neutra, poni la tua bocca nella bocca e naso del lattante e soffia per 2 volte. Attenzione, solo in presenza di corpo estraneo visibile in bocca, cerca di toglierlo con un dito, con un movimento a uncino. Prosegui la rianimazione cardiopolmonare eseguendo cicli di 30 compressioni toraciche e due ventilazioni bocca-bocca-naso fino all'arrivo dei soccorsi avanzati o fino a segni di ripresa del lattante. Vediamo ora la sequenza completa della rianimazione cardiopolmonare nel lattante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ventinove trenta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ventinove trenta. Ora vediamo lo scenario nel bambino di età superiore a 1 anno. Poni il bambino a terra a faccia in su. Scopri il torace. Chiama o fai chiamare il 112 se non ancora fatto. Attenzione, non chiudere la telefonata prima che l'operatore non abbia concluso con le domande. Inizia la rianimazione cardiopolmonare. Cicli di 30 compressioni del torace alternati a due ventilazioni bocca a bocca. Per le compressioni del torace, poni una mano al centro del torace, nella metà inferiore dello sterno, e comprimi per 30 volte forte e veloce, con una profondità di circa 5 cm ed una velocità di 100 al minuto. Se non riesci a dare sufficiente forza con una mano, sovrapponi le due mani e comprimi come per l'adulto. Per le compressioni, ricordati di mantenere il braccio esteso e perpendicolare al torace. Per le ventilazioni, poni la bocca sopra la bocca del bambino e soffia dentro l'aria per 2 volte. Ricordati di pinzare il naso quando soffi l'aria dentro. Solo in caso di corpo estraneo visibile in bocca, cerca di rimuoverlo mettendo un dito ad uncino. La rianimazione cardiopolmonare va proseguita fino all'arrivo dei soccorsi avanzati o fino a segni di ripresa del bambino. Vediamo ora la sequenza della rianimazione cardiopolmonare nel bambino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
29:30. Questo video è stato fatto per genitori e familiari. In caso di soccorso di un estraneo, considera il potenziale rischio infettivo nella respirazione bocca a bocca. Proteggiti con una barriera, come una garza o un fazzoletto. Questo video dimostrativo ha illustrato la sequenza della rianimazione cardiopolmonare nel lattante nel bambino che non respira ed è in stato di incoscienza. Conoscere queste manovre è molto importante e utile, ma è consigliabile comunque effettuare un corso teorico-pratico di rianimazione pediatrica PBLS presso gli enti autorizzati.